Ciao ragazzi, come state? Today we're gonna make courgette flowers, i fiori di zucca. Let's see what Antonella is putting there. Olio di oliva, poi abbiamo la farina e la birra. This is Antonella's secret to make excellent, amazing fiori di zucca. Allora, Antonella adesso sta mescolando, quindi mescoliamo dal verbo, from the verb mescolare, which belongs to the first conjugation of verbs ending in are. So, what we need to do is to take off the are and add the different endings. Io mescolo, tu mescoli, lui, lei mescola, noi mescoliamo. Voi mescolate, loro mescolano. Ed ecco la pastella è quasi pronta. So the butter is almost ready. And we're gonna put it now in frigorifero, in the fridge. Well, it will stay for about half an hour. Quindi resterà in frigo per circa mezz'ora. E adesso mettiamo dentro i fiori di zucca la mozzarella. Mettiamo from the second group of verbs which end in ere. Quindi mettere goes into io metto, tu metti, lui lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono. So we see here Antonella is putting un'acciuga as well, an anchovy inside, dentro i fiori di zucca, e adesso aggiungiamo, we add the sunflower oil in order to fry. Prima aggiungiamo un po' di sale alla nostra pastella, so we add some salt and the fiori di zucca are ready to be fried. So, to fry in Italian is friggere. Friggere belongs to the second group of conjugations ending in ere. Any goes into io friggo, tu friggi, lui lei frigge, noi friggiamo, voi friggete, loro friggono. If you like the video so far, hit the like button and let me know in the comment box which recipe you would like me to do next. Now let's see if the fiori di zucca o zucchina are ready. There we go, we check, controlliamo, and now they're really golden brown, sono dorati e sono pronti, sono bellissimi, deliziosi. E adesso ne provo uno. From the verb provare, to try, belonging to the first group of conjugation ending in are. Eccolo qui. Vediamo. Buonissimo. Veramente, veramente buono. And you guys, have you ever tried fiori di zucca? If you like this video, subscribe to our channel for the next recipe. Grazie mille, arrivederci, ciao!